Questa è una fotografia della sala del Gran Consiglio presa nei giorni successivi alla riunione del 25 luglio. Cominciando dal lato sinistro della sala, i gerarchi si trovavano in quest'ordine. Bignardi e Balella, presidenti di Confederazione. Marinelli, Buffarini, Alfieri, De Stefani, Bottai, Tringali, presidente del Tribunale Speciale, Bastianini, Cianetti, Federzoni, presidente dell'Accademia d'Italia, Bigini, De Marsico, ministro della Giustizia. Al centro della sala, Suardo, presidente del Senato, Scorza, segretario del partito. Alla destra di Mussolini, i due quadrunviri, De Bono e De Vecchi. Sul lato destro della sala, Dino Grandi, presidente della Camera, Acerbo, Pareschi, ministro dell'Agricoltura, Polverelli, ministro della Cultura Popolare, Galbiati, comandante della milizia, Ciano, Farinacci, un violento detto il Ras di Cremona, Albini, Rossoni, Frattari, Gottardi. Mussolini parlò per primo, molto a lungo. Parlò per dimostrare che la sua condotta come comandante supremo di tutte le forze di terra, di mare e dell'aria era stata senza colpe. Disse: la verità è che il funzionamento del comando supremo è stato caratterizzato invariabilmente dalla reticenza, dall'equivoco, dalla menzogna. Sì, la menzogna dei comandanti ha dominato questa guerra. Interminabile fu l'elenco dei disastri militari. E per ognuno di essi Mussolini trovò la persona su cui rovesciare la responsabilità. Per esempio, la guerra in Africa era stata perduta perché Rommel aveva sbagliato strategia. A Pantelleria, in Sicilia, i comandanti e gli ufficiali non avevano fatto il loro dovere. Dopo aver accennato all'improbabilità di uno sbarco degli anglo-americani sulle coste della penisola, Mussolini arrivò finalmente al nocciolo della questione. Ora il problema si pone. Guerra o pace? Resa a discrezione o resistenza ad oltranza? È certo che la gente non è entusiasta della guerra. Va bene. La guerra sarà impopolare. Si accusa questa guerra di essere la guerra del fascismo. Si dice che questa è la guerra voluta da Mussolini. Attenzione, camerati. I circoli reazionari e antifascisti vogliono liquidare il regime. L'ordine del giorno Grandi può mettere in pericolo l'esistenza stessa del regime. Io dichiaro nettamente, l'Inghilterra non fa la guerra al fascismo, ma all'Italia. L'Inghilterra vuole un secolo innanzi a sé per assicurarsi i suoi cinque pasti. Vuole occupare l'Italia e tenerla occupata. E poi noi siamo legati ai patti. Pacta sunt servanda. Due ore durò l'esposizione di Mussolini. E quando finì nella sala del Gran Consiglio ci fu un senso di gelo, di vuoto, quasi di incredulità. L'uomo che non era riuscito a scagionarsi, sia pure in parte, dimostrava di non rendersi assolutamente conto della situazione e non mostrava il più tenue filo di speranza per l'avvenire. Il primo a replicare fu il vecchio generale De Bono, che stava seduto a fianco di Mussolini. I soldati si sono sempre battuti bene, dappertutto, oltre le loro forze, con abnegazione e anche con eroismo. Se i capi militari non sono stati all'altezza dei loro compiti, la responsabilità è tua, Duce. Eri tu che li sceglievi, li assegnavi ai vari settori, li premiavi o potevi punirli. Anche breve, in difesa delle forze armate, fu l'intervento dell'altro quadrunviro, il generale De Vecchi. Poi fu la volta di Bottai. È preparata l'Italia a ricevere l'urto nemico? Solo questa domanda dà un senso concreto a quella postaci da te, Duce. Guerra o pace? Tu con le tue stesse parole ci hai dato la sensazione precisa che una difesa tecnicamente efficace della penisola non è possibile. La tua relazione è stata una ben dura mazzata sulle nostre ultime illusioni o speranze. Tuttavia, l'intervento più aggressivo fu quello successivo, di Dino Grandi. Grandi quella mattina si era confessato e comunicato. Ora teneva nelle tasche una pistola e delle bombe a mano. Dunque era un uomo deciso a giocarsi la sua stessa vita nella partita contro Mussolini. Grandi iniziò leggendo un ordine del giorno in cui sostanzialmente chiedeva la fine della dittatura di Mussolini
e il ritorno alla legalità costituzionale. Poi si gettò a capofitto nell'attacco contro Mussolini. È stata la dittatura con la sua durata e le sue degenerazioni che ha mutato il volto del nostro capo, ha distrutto e ucciso il fascismo. Il fascismo morì il giorno in cui il vecchio motto «Libertà e patria», scritto sui gagliardetti delle squadre d'azione, venne sostituito dall'altro: «Credere, obbedire, combattere». La formula ristretta e imbecille che questa era la guerra fascista ha portato la nazione alla rovina. È la dittatura che ha perduto la guerra, non il fascismo. Non è a te, Duce, che io parlo, ma a voi, camerati del Gran Consiglio, sono in pericolo l'unità, l'indipendenza, la libertà della patria. In uno dei tuoi discorsi del 1924, tu, Duce, dicesti: muoiano le fazioni, perisca anche la nostra, purché la nazione viva. Il momento è giunto, perisca la fazione. Quello di Grandi fu un attacco senza esclusione di colpi. Grandi era seduto qui, a pochi metri da Mussolini, e parlava guardandolo fisso negli occhi. Nei 17 anni che hai tenuto i ministeri militari, che hai fatto? Non è possibile in questo momento separare la responsabilità dei quadri da quella del comandante supremo. Non è generoso attribuire la fortuna a sé, la sfortuna agli altri. Togliti dal berretto quella ridicola doppia greca che ti sei attribuito goffamente e torna ad essere, se ti riesce, il Mussolini di una volta. Formalmente più contenuto, ma non meno esplicito, fu l'intervento successivo. Quello di Galeazzo Ciano, il genero di Mussolini, il quale rifece la storia dei continui inganni perpetrati dalla Germania nazista contro l'Italia. Voi, Duce, non nascondeste mai niente all'alleato, ma l'alleato non ci ripagò mai, dico mai, con la stessa moneta. I tedeschi dettero fuoco alle polveri in Europa improvvisamente, contro ogni patto, contro tutte le intese con noi. La nostra lealtà non fu mai contraccambiata. Ogni accusa di tradimento che fosse fatta dai tedeschi potrebbe essere ritorta punto per punto. In ogni caso noi non saremmo dei traditori, ma dei traditi. Mussolini appariva sempre più avvilito e di tanto in tanto si lasciava sfuggire qualche frase. Decisamente la fortuna mi ha voltato le spalle. Stanotte possiamo deliberare che la rivoluzione fascista è finita. A un certo punto gli era stato recapitato un biglietto di Claretta Petacci. Solo 3 o 4 persone sono con te. Tutti gli altri ti sono contro. Se li lasci uscire da Palazzo Venezia è la fine. Di Galbiati ti puoi fidare. Ordinagli di arrestarli e sei salvo. Intanto Farinacci stava illustrando un suo ordine del giorno. Farinacci sedeva accanto a Ciano. Un suo ordine del giorno nel quale chiedeva che Mussolini restasse a capo del governo e restituisse al re soltanto il comando delle forze armate. Chi ci ha divisi in questo modo? Una volta ci guardavamo fiduciosi negli occhi. Eravamo uniti. Tu, Duce, ci hai diviso. Quando dovevi scegliere fra una mezza dozzina di uomini per un posto importante, sceglievi sempre il più fesso. Prima che parlasse Federzoni, Mussolini propose di rinviare la riunione alla mattina dopo. Lo sapete tutti che la mia salute non è buona e che devo astenermi dall'affaticarmi. Grandi si rese subito conto che se Mussolini avesse avuto una notte di tregua, la mattina dopo avrebbe fatto certamente arrestare tutti gli oppositori del Gran Consiglio. Quando si trattò della carta del lavoro, tu ci trattenesti qui 7 ore filate. Oggi che è in questione la vita stessa della patria, possiamo, se è necessario, continuare a discutere per tutta una settimana. A mezzanotte, dopo quasi 7 ore di brucianti emozioni, si fece una breve interruzione per permettere ai presenti di rifocillarsi e di rinfrescarsi. Ne approfittò Grandi per raccogliere adesioni al suo ordine del giorno. I firmatari risultarono 20 su 28. Mussolini si era ritirato nel suo studio, la sala del mappamondo, e lì riceveva i gerarchi che sapeva essergli rimasti fedeli. Fra l'altro, Mussolini si intrattenne a lungo con Scorza per dare gli ultimi ritocchi a un ordine del giorno che il segretario del partito avrebbe presentato in opposizione a quello di Grandi. Servendosi di una matita rossa e blu, un'abitudine che gli era rimasta dagli anni in cui era maestro elementare,
Mussolini cancellava, sottolineava, correggeva. A un certo momento si accostò al suo tavolo. Buffarini guidi. Duce, arrestiamoli tutti. Questo è un complotto. Non saranno nemmeno 20 le persone che dobbiamo mettere dentro. Fuori prendiamo Badoglio e un'altra dozzina e tutto è finito. Era una notte senza un filo di vento. La riunione non era stata annunciata sui giornali. Alle 10 di sera le sentinelle erano state ritirate dal portone del Palazzo Venezia. La riunione fu ripresa. Sembrò che Mussolini potesse rimontare la corrente. Dopo un intervento contrario di Bastianini, parlò il comandante della milizia fascista, Galbiati. Io non ho sottoscritto, non sottoscriverò l'ordine del giorno di Grandi. E dichiaro il perché. La situazione è talmente grave che nessun ordine del giorno potrà porvi riparo anche in minima parte. È evidente che col nemico in Sicilia, con il nemico che guata dai nostri cieli e minaccia le nostre coste, l'Italia non può parlare di successo. Ma è anche vero che l'Italia è tutt'uno con altre nazioni che debbono ancora misurarsi in pieno. Avete parlato di frattura fra partito e paese, fra fascismo e nazione. Non è vero. Non esiste nessuna frattura. Anche favorevoli furono gli interventi di Tringali Casanova, presidente del Tribunale Speciale, e di Biggini, ministro dell'Educazione Nazionale. La stella di Mussolini tornava a brillare. Lo stesso Mussolini intervenne di nuovo, accusando e minacciando. Quest'ordine del giorno pone problemi molto gravi di dignità personale. Che cosa significa questa espressione? Il capo del governo prega la maestà del re. E ancora, che cosa gli risponderà il re? Vi ricordo che i miei rapporti con il re sono perfetti. Non più tardi di giovedì scorso il re mi disse: caro Mussolini, vi battono in breccia da tutte le parti, ma qui ci sono io a guardarvi le spalle e a difendervi. Ora, se domani il re dovesse rinnovare la sua fiducia in me, quale sarebbe la posizione di voi, signori, di fronte al re, di fronte al paese, di fronte al partito, di fronte a me personalmente? Ma ammettiamo pure che il re accetti la restituzione della delega dei poteri militari. Si tratta allora di sapere se io accetto di essere decapitato. Io ho 60 anni e so cosa vogliono dire certe cose. Meglio dunque parlarci chiaro. E poi, io ho in mano una chiave per risolvere la situazione bellica, ma non vi dirò qual è. Le minacciose parole di Mussolini provocarono più di un ondeggiamento fra gli oppositori. Quando si passò alle dichiarazioni di voto, Giacomo Suardo, che era presidente del Senato, scoppiò in singhiozzi e disse che avrebbe ritirato la sua adesione dall'ordine del giorno Grandi. Lo stesso fece Cianetti. Poi si udì, alta come un grido, la voce di Polverelli, che disse: «Io sono nato mussoliniano e morirò mussoliniano». Gli oppositori, che sentivano via via mancarsi il terreno sotto i piedi, passarono violentemente al contrattacco, soprattutto Grandi e Bottai. L'eccitazione e la confusione furono allora al colmo. Alle 2 di notte, come dice Bottai nel suo diario, senza una parola di più, senza un gesto, con un fare dimesso e rassegnato, Mussolini mette ai voti l'ordine del giorno Grandi. Scorza fa l'appello. Rispondono di sì Acerbo, Albini, Alfieri, Balella, Bastianini, Bignardi, Bottai, Cianetti, Ciano, De Bono, De Marsico, De Stefani, De Vecchi, Federzoni, Gottardi, Grandi, Marinelli, Pareschi, Rossoni. Rispondono no. Biggini, Buffarini, Frattari, Galbiati, Polverelli, Scorza, Tringali. Si astiene Suardo. Farinacci vota il suo ordine del giorno. Scorza fa il punto. 19 sì. Fu così che l'organo più alto del fascismo quella notte di 20 anni fa
disse basta a Mussolini, basta alla dittatura, basta alla guerra. Dopo la votazione Mussolini chiese chi porterà quest'ordine del giorno al re. Gli rispose Grandi, tu lo porterai.